Buongiorno a tutti. Allora, il tema degli immobili in Andalusia è un tema molto complicato per tutta una serie di ragioni. La prima è che in Andalusia non esistono delle leggi che regolamentano la mediazione immobiliare e questo ha creato negli anni una generale mancanza di fiducia verso la categoria degli agenti immobiliari, anche per una questione culturale. Gli andalusi tendono a non volerti dare i documenti personali, i documenti della casa, prima di aver ricevuto un interesse di una caparra. Questo nelle trattative private chiaramente crea dei problemi che potete immaginare, perché qualora l'immobile abbia dei problemi di rate non pagate con la banca, rate del condominio che sono indietro, oppure ci siano delle tasse inevase, perché qui in Andalusia esistono le tasse patrimoniali sugli immobili, è una tassa che si chiama IBI e va pagata ogni anno. Quindi possono sorgere parecchi problemi. Il problema per quanto riguarda le agenzie immobiliari è che non esiste, come in Italia, un ruolo mediatori. E come funziona il ruolo mediatore? Il ruolo mediatore è una garanzia di serietà che in Italia l'agente immobiliare deve dare alla Camera di Commercio per poter esercitare la professione. Quindi devi essere in linea con i parametri dell'antiriciclaggio, devi essere in linea con i parametri etici, quindi non puoi avere precedenti penali né carichi pendenti di nessun tipo e devi sottostare a un codice etico. Qui in Andalusia qualsiasi persona può esercitare l'attività di agente immobiliare. Nella migliore delle ipotesi potrete incontrare persone in serie, però capita spesso che chi esercita la professione senza un'adeguata preparazione tecnica combina dei pasticci disastrosi. Pasticci che possono essere in buona fede, quindi per ignoranza dell'agente immobiliare. A volte purtroppo ci sono anche dei pasticci in cattiva fede. Perché parlo di cattiva fede? Allora, la cattiva fede sta nel fatto che qui in Spagna la consuetudine è quella che la provvigione venga pagata dal venditore. E come è naturale che succeda, il venditore stabilisce un prezzo minimo che vuole realizzare. Quindi supponiamo che il venditore chiede 100.000 euro per il suo appartamento. La prima cosa che dirà quando firma un contratto con l'agenzia è: io voglio 100.000. Poi quello che ci metti tu sopra non è un problema mio. E questo crea chiaramente uno squilibrio nella trattativa, perché voi come compratori vi rivolgete all'agenzia immobiliare per essere tutelati, ma se l'agenzia immobiliare ha interesse a venderlo a 20.000 euro in più rispetto al reale valore di mercato, voi arrivando dall'Italia non conoscete i prezzi e di conseguenza vi fate, diciamo, fregare dagli agenti immobiliari. E questa situazione si può risolvere solamente operando in maniera diversa. Quindi,
Io quando ho aperto l'agenzia qua ho deciso di utilizzare un modello statunitense, quindi non mi rivolgo principalmente al venditore, lo ritengo sì un cliente, però la mia attenzione è rivolta al compratore, il compratore a cui chiedo una provvigione, chiaramente, e la provvigione viene pagata non solo per l'attività di ricerca, ma anche per la negoziazione per ottenere un prezzo che sia il più vicino possibile al prezzo di mercato. Quindi il modello statunitense di per sé è una grossa novità qua in Andalusia, perché non lo utilizza quasi nessuno, il consulente del compratore può operare in vari modi. Quindi io non solo cerco l'immobile direttamente dai proprietari, dai privati che mettono in vendita la casa, ma potendo rappresentare il compratore che mi dà un mandato di ricerca, ho modo di rivolgermi alle altre agenzie immobiliari che hanno gli incarichi e i rapporti contrattuali col venditore. E parliamo la stessa lingua, perché tra persone che fanno lo stesso mestiere, per me diventa facile negoziare il prezzo di mercato in modo che sia più vantaggioso possibile per il mio cliente che io rappresento, che siete voi. Questo in sostanza è quello che faccio qua in Andalusia. Circa 2 mesi fa un'amica mi ha chiesto se potevo inserirla come agente immobiliare nel mercato. E io, sapendo che non era del mestiere, gli ho messo in mano questo libro. E lei, stupefatta, mi ha detto: ma come? C'è da sapere tutte queste cose per fare l'agente immobiliare? E io candidamente le ho spiegato che non è che c'è da sapere tutte queste cose per fare l'agente immobiliare, c'è da sapere perlomeno queste cose, che è un concetto completamente differente, perché questa è la parte di diritto civile, manca tutta la parte di estimo catastale e tutta la parte di diritto tributario che compete all'agente immobiliare. Cosa da sapere per poter esercitare. Quindi ci vuole tempo e preparazione, bisogna conoscere la lingua e sapere come muoversi. Quando io chiedo la provvigione, è motivato da tutte queste cose. Chiaro, non tutti, non ho la pretesa di vendere in tutta l'Andalusia immobili, perché comunque il tempo è limitato. Per questo ho studiato anche un servizio dedicato ai privati. Se volete comprare un immobile nell'area di Malaga Città, Torre Molinos, Benalmadena, Fuengirola, fino ad arrivare al limite a Marbella, posso cercarlo. Lo cerco secondo parametri che stabiliremo insieme di redditività. Inizieremo a fare degli appuntamenti e troveremo il prodotto adatto a voi. Se invece volete comprare in un'area che non sia compresa in quelle che vi ho elencato, il processo che possiamo seguire è molto semplice. Voi mi fornite il numero DNI del proprietario della casa che volete acquistare. Io sviluppo tutta una serie di verifiche che sono la misura catastale, per esempio, piuttosto che controllare che non abbia debiti con il condominio, controllare che non abbia debiti con il comune e fare tutte le procedure necessarie per tutelare il vostro acquisto. In questo caso, dato che l'immobile lo avete trovato voi e io sto facendo solo la pratica, chiederemo un compenso
che stabiliremo insieme di volta in volta, che può oscillare dai 300 ai 500, 600 euro. Però mette al sicuro il vostro investimento. Questo è quello che posso fare nel caso in cui l'immobile sia molto distante dalla mia sede di lavoro. E questo vale anche se voi vi rivolgete da un'agenzia immobiliare spagnola, per esempio, non so, a Estepona, che è una zona che io non seguo perché è troppo distante. Però volete essere tutelati dal punto di vista della trattativa, e in questo caso posso mettermi in comunicazione e trattare con l'agenzia e con il collega come se fosse chiaramente un privato. Quindi mi faccio dare tutta la documentazione necessaria. Io parlo spagnolo, quindi sarà facile tutelare il vostro acquisto. Se avete delle domande da pormi, io carico questo video su YouTube, iscrivetevi al mio canale e potete direttamente commentare sotto il video oppure sulle mie pagine Facebook, sono sempre disponibile a dare delle citazioni, informazioni. Se mi volete scrivere, il mio numero WhatsApp è più 34 625 44 54 05. Ciao e buona serata.